fa vi abbiamo parlato di Spumador, azienda italiana del settore beverage nata nel 1888. Oggi siamo ritornati qui da Spumador per raccontarvi alcune novità, ma vediamo innanzitutto quali sono stati i cambiamenti negli ultimi anni di questa azienda. Il gruppo Spumador, oggi di proprietà di Refresco, consta di 5 stabilimenti di produzione. Oggi siamo nello stabilimento principale, quello di Caslino Alpiano, è lo stabilimento più grosso del gruppo e vengono prodotte acque minerali e bibite. La produzione avviene su 11 linee di produzione, vi sono diverse tipologie di formati e processi produttivi, da acqua minerale in vetro a bevande in asettico e nel 2019 ha prodotto circa 500 milioni di pezzi. Lo stabilimento ovviamente è molto energivoro e nel 2019 ha consumato circa 30 milioni di kilowatt ora di energia elettrica, di cui 2/3 sono stati prodotti attraverso la trigenerazione. Siamo estremamente attenti a quello che è la sostenibilità e di conseguenza il risparmio energetico e nel 2012 abbiamo installato infatti un sistema di trigenerazione che ci ha consentito di risparmiare le emissioni in atmosfera di circa 60.000 tonnellate di CO2 che corrispondono al traffico di 50.000 auto. Nel 2019 è stato fatto un importante lavoro di manutenzione, di modifica all'impianto che ci consentirà di garantire per altrettanti anni la medesima efficienza energetica e un tenore di emissioni ulteriormente ridotto. Grazie agli ottimi risultati ottenuti, l'azienda ha deciso di investire nella cogenerazione anche presso lo stabilimento di Sulmona. Ma quali sono le caratteristiche dell'impianto installato presso il polo produttivo di Caslino Alpiano? L'impianto installato presso questo stabilimento si compone di 3 moduli principali. Nel primo modulo troviamo un motore endotermico alimentato a gas naturale, capace di erogare una potenza elettrica di 3 MW. Un evaporatore a tubi da fumo da 1,2 MW termici per la produzione di vapore a 8,5 bar e uno scambiatore di calore a piastre da 1,6 MW per la produzione di acqua calda a 95 gradi. Questa acqua viene inviata in parte al processo e in parte al secondo modulo, dove è installato un gruppo frigorifero ad assorbimento da 400 kW frigo per la produzione di acqua a 12 gradi. Questa acqua è necessaria al raffreddamento degli stampi delle soffiatrici e ai pastorizzatori di processo. Nel 2019, dopo 7 anni di attività, è stato programmato un revamping dell'impianto, ovvero la sostituzione del motore endotermico e dello scambiatore principale, così da permettere all'impianto di continuare a garantire le stesse performance. Inoltre, nel 2019 è stato installato anche un terzo modulo, necessario ad abbattere le emissioni inquinanti, quali monossido di carbonio e ossidi di azoto. Questa sezione si compone essenzialmente di un container per lo stoccaggio e il dosaggio di urea tecnica, un impalcato per il sostegno del muro catalitico e le relative tubazioni. Inoltre abbiamo anche un sistema di analisi in continuo dei gas in uscita verso l'atmosfera. È fondamentale monitorare e abbattere le emissioni generate dalla produzione combinata di energia termica ed elettrica. Per questo, il sistema di trattamento delle emissioni deve essere parte integrante del sistema di cogenerazione. La tecnologia SCR è consolidata nel settore del trattamento emissioni in atmosfera e in particolare nelle applicazioni cogenerative. Il sistema è un reattore catalitico in grado di abbattere quantitativamente gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio prodotti dalla combustione del metano che alimenta il gruppo elettrogeno. L'inserimento del sistema di trattamento SCR nel gruppo di cogenerazione installato in Spumador è stato possibile inserendolo tra l'uscita dei gas di scarico del motore e la caldaia a recupero,
dove viene prodotta acqua calda e vapore per uso tecnologico. Il gruppo Spumador ha adottato questa tecnologia per produrre energia elettrica e calore che viene utilizzato nella produzione in modo sostenibile, azzerando o quasi le emissioni in atmosfera. Vi abbiamo parlato di un progetto virtuoso che coniuga efficienza energetica, competitività e rispetto per l'ambiente. Un esempio da seguire per le aziende di questo settore e non solo.